Il nostro caro compare poeta. Buongiorno amici e spettatori in diretta su Telenostra e Prima TV con la squadra, l'allegra, incontenibile, indomita brigata del sabato mattina. Chiacchiere e caffè su Telenostra e Prima TV in diretta. Ma quanti ne siamo questa mattina? Ne siamo davvero tantissimi. Oh! Se ne è andata a ballare, è qua. Il nostro chef è il Barone Rosso, un aiutante, aiutante del Barone Rosso. Ma che aiutante è? Sì, è un aiutante ballerino. E taglio le patate. Insomma, una puntata che promette davvero scintille, tante sorprese, una puntatona stamattina, anche perché vediamo la console, la cucina di MasterChef. Abbiamo Tonino Iannacone, il Barone Rosso, che ci fa assaggiare stamane qualcosa davvero di tipico che appartiene al nostro territorio. Intanto un salutone ai tre compari. Aurelio, buongiorno. Buongiorno a tutti i telespettatori, ci vogliono tanto bene e io non posso camminare per la strada, incontro tante persone di riconosciute che dicono: mamma mia, era ora, finalmente ci svegliate la mattina con sorriso e ci mandate a lavorare o a fare qualsiasi cosa con un altro aspetto e un'altra sensazione. Buongiorno anche al nostro Michel Bourbon. Buongiorno a tutti e buongiorno anche a Ottavia e a tutte le trasmissioni delle nostre Prima TV. A tutte le fine, a tutto il mondo, il nostro caro Augusto. Sì, buongiorno a tutti, e volevo evidenziare la grande fisarmonica di Barone. La maxi fisarmonica. È una cosa gigantesca, benissimo. Il virtuosismo da parte di davvero pirotecnico con chiacchiere e caffè sempre la mattina e sabato mattina insieme a voi. Daremo i numeri tra virgolette anche questa mattina perché c'è il nostro Antonio con i numeri. Allora, a che punto siamo? Allora è il 17 gennaio 2020, ha fatto un anno che il 22 non esce. Mamma mia, questo allora, 22 questo 22 a tutti gli irpini è un pazzerello. Sulla smorfa è il pazzo, in italiano è il matto. Purtroppo tanti irpini stanno buttando solo soldi, non lasciate questi numeri. Sì, allora ripetiamo. Allora è un terzo 8 22 90, una quaterna 8 14 22 90, l'altra quaterna 8 22 23 90. Un euro sulla quaterna sono 110.000 euro, un euro sul terno sono 4.140 euro, mettendo un euro sulle due quaterne porti a casa 2.000 euro. Vabbè, abbiamo dato un primo colpo. È un anno. Va bene, insomma, se volete diventare ricchi, signori miei, seguite i numeri di Antonio, no? Può mancare il nostro Metto Peppo. Ma che ora è, signori? Perché è tardi? Svegliatevi, Metto Peppo. In questo momento sono le ore 7 e 19 minuti. 7 e 19 minuti, il nostro Gerardo, il nostro signore. Ma che ora buongiorno, è? Vediamo subito. Il lupo. Ah, lei ha la sveglia incorporata. Lo porto sul cuore. E allora il lupo dice l'orario e vi auguro buona giornata. Eccola qua, la sono sveglia bianco verde. 7 e 19. La sveglia che ulula, perché la sveglia del lupo. Un signore particolare questa mattina, che ululato, non può mancare ovviamente il nostro mister Buongiorno Ottavio, buongiorno ai telespettatori, 7 e 18 minuti. Ah, ma lei così insomma, senza... Stavo leggendo del traforo del Partenio. Ah, ecco, quindi tra pochissimo daremo le notizie, ci sono tanti titoli da evidenziare questa mattina, ovviamente daremo un'occhiata all'informazione. C'è il nostro Carminuccio. Buongiorno a tutti. L'idraulico più ricco del mondo, ragazzi. No, non è vero, no. E poi guardate chi c'è, ma guarda che splendore, sembra un direttore d'orchestra, ma altro che Cannavacciuolo, che cracco borghese, abbiamo il nostro Tonino, mamma mia che profumino, panche viva, cosa ci sta preparando Tonino? Un profumino speciale. Piatto del momento, patane, pepanie e carne di pulco, perché una prima colazione molto leggera. E questo è il momento che si fanno i maiali, si lavorano i maiali.
questo è il piatto del momento. L'aiutante mio oggi per le patate è Mr. Morrons. Morrons, attenzione, solo al coltello. Le patate per il nostro barone rosso, farle con le pepaille. Un buon piatto, una buona stagione, un ma buon lei pranzo. Le riesce a sbucciare? Guardate che il cornetto, la meglio cosa è la carne a primo mattino, un bicchieruccio di vino e la vita è sempre contenta. Bravo, Morrons, ma dico, lei riesce a sbucciarle? Come le no? Come si fa? Perché lei ha un'ampia esperienza. Ho molto esperienza nel coltello di tagliare le patate, bello. Che tipo di patata è questa? Questa Morrons? Diciamo che è una patata, la rossa la chiamiamo. Ci c'è la rossa, la bianca e ci sono tanti prodotti. Patate ancora. Di tutti i colori, di il barone rosso. Sì, e poi chi contesta? O lei prende le distanze? No, io avevo bianca. Però sì, volevo dire ci sono anche le rosse. Questa invece è la pepacella. Sì, lo so, la nostra pepacella con l'aceto. Con canne di porco. Va bene, complimenti. Lei è preparatissimo anche per quanto riguarda il mondo della gastronomia. Molto, sì. Amici, insomma, svegliatevi perché è un appuntamento fantastico il sabato mattina con noi in diretta dalla sede di Via Carducci di Sia Energia. E che energia con Sia Energia questa mattina? Metto Peppe subito, deve salutare gli amici. Devo salutare un amico che mandi saluto a Caffa UCL, il segretario Costantino e tutta la truppa che lavora nel... dell'UCL. Bene. Sono amici cari di mio figlio. Questo è il primo round, il perché primo, poi il secondo round e poi ci sta alla fine della nostra trasmissione ovviamente l'attesissimo momento clou, le previsioni meteo tra poco, no? È l'atteso momento clou, eccolo qua. Va bene. Ah, il nostro Morrons che suona la bottiglia. Adesso calma, calma, calmatevi ragazzi, perché spazio alla musica, perché ci sono tante persone che ci richiedono delle canzoni. Noi ne facciamo una, la dedichiamo a tutti gli amici telespettatori. Aurelio. I tre compari. I tre compari, che è la colonna sonora dei tre compari. È una creata, lui ha le parole, noi la musica. Tanto sempre impegnati tre compari a portare allegria e musica nei centri di accoglienza, presso i centri dove ci sono gli anziani e i bambini malati, e questo ci fa piacere. Queste sono le belle cose della vita che dovrebbero fare tutti, non solo noi. Cioè, spendersi per gli altri è la cosa più bella della vita, perché se tu dai un dito, ricevi una mano. Bene, allora, tra pochissimo l'informazione, poi facciamo il punto della situazione, un break, un flash con il nostro MasterChef. A che punto è la carne? Siamo quasi pronti nel mangiare. No, vabbè, ma lo deve dire il titolare. No, ma o lui o io, non cambia niente. Allora, Barone Rosso, a che punto noi siamo partiti prima, perché la carne c'è un'oretta di cottura, ma quando è pronto, quando sento il fischio tu vieni. Vabbè, quando sentiamo il fischio veniamo a mangiare. Com'è il fischio? Al cavallo. Vabbè, insomma, questo più che un fischio è un nitrito. Allora, i tre compari con la canzone che li accompagna nel loro cammino, nel loro percorso che è dedicato anche alla sociale. Vai! Suonano e cantano canzoni.
la salute per Campà, uno scatenatissimo direttore d'orchestra con la bacchetta. Complimenti, Meteo Peppa. Maestro, lei, maestro di bacchetta. Che lei si esibisce durante anche gli spettacoli anche come direttore d'orchestra. Sì, direttore d'orchestra Cimarosa. Addirittura, vabbè, non esageriamo, insomma. Caro Cesare, prima avevi dato un'occhiata ai quotidiani, quali sono le notizie? Il traforo del parterio. Ah, il traforo del parterio. Ecco, se Meteo Peppa viene, così diamo un primo colpo d'occhio alle prime pagine dei quotidiani, magari le commentiamo un attimo con i nostri amici. Intanto c'è l'apertura del quotidiano del Sud sul rebus mercato, il sindaco cancella anche Valle, i commercianti attaccano, il sindaco risponde con una ordinanza. Giù vediamo il memorial di ieri di Nunno contro la cattiva politica, un sindaco sicuramente indimenticabile. E poi andiamo in alto perché c'è l'apertura dopo due anni dell'Ofantina del ponte di Parolis, il viadotto riapre il 29, questa è una buona notizia. Sempre in alto salta l'udienza Isochimica, la procura chiede gli atti. Mi diceva Cesare che la notizia che però l'ha colpita era questo traforo. Sì, si è costruito un comitato. Il traforo del partito. Della via Petruzziello e non ricordo l'altro. Santoro, comunque, insomma. Contrari alla realizzazione. Sei favorevole? No, io sono favorevole. Bene. Il progresso non va fermato. Il progresso non va fermato, Carmine. Allora, il viadotto a Parolise torna, apre, riapre al traffico. Una buona notizia, finalmente, dopo due anni si riapre il viadotto che collega, diciamo, l'Altipini, perché era ben importante per il collegamento importantissimo per l'Ofantina e per tutta la cittadinanza che attraversa giorno dopo giorno questa arteria. Questo è un primo flash per quanto riguarda l'informazione. Quale danze proseguono? Ecco qua, a che punto è la situazione, MasterChef? Abbiamo salato la carne. Mi dispiace che non potete sentire il profumo, è bellissimo. È un'occhiata a Pepaile, è una cosa bellissima. Attenzione, sentite al suo solo assistente. Lo possiamo vedere. Ecco qua, facciamolo vedere. Ci avviciniamo al ritmo di danza, ecco qua, anche con la patata infilzata di Morrons. Va bene. Vedete che spettacolo. Noi continuiamo, signori. Questo è un piatto tipicamente il vino, no? Sì, invernale, ovviamente. Questo è fatto col vino, perché da noi si fa col vino, in altri posti si fa col sugo. La tradizione nostra è col vino, patane e carne di pollo. Insomma, una prima colazione. No, Del caffè, al posto del cornetto questa mattina, questo piatto. Esageriamo un po'. Allegria, signori, con Telenostra e Prima TV. Meteo Peppa subito è pronto con gli altri quotidiani. Ecco qua, vediamo Sidigas, prima mossa, Anticrack. Andiamo a vedere in alto questa notizia che arriva da Sant'Angelo dei Lombardi. Paura a Tiscuoli per la piccola. Lieve ematoma alla testa, cade il lampadario, bimba ferita all'asilo. Il raccordo per Salerno, noto Velox, Vignola polemizza, si metta in sicurezza l'arteria. Andiamo a vedere altri titoli in alto, lo sport, il calcio, il Seccio, Uccelli litigano, evacuo, arriva lunedì, il basket, la Scandona, cerca il Tris contro la capolista. Grazie Meteo Peppa. Insomma, mister, ma evacuo arriva o no? Evacuo sì, evacuo no. Appunto, un giornale dice che arriva, che è sfumato, un altro che arriva lunedì, ora ci sono Izzo e Ciccelli che ideologicamente sono divisi. Uno vuole la linea giovane e l'altro anche i calciatori maturi. Certo, una società appena arrivata che è già divisa è preoccupante. Allora, evacuo sì o evacuo no? Può dare una mano? Certamente, comunque è un giocatore di esperienza e lui, fra le altre cose, è cittadino di Avellino, quindi ci metterà l'impegno oltre a quelle che già solitamente dà. Sicuramente un buon acquisto. Bene, allora Usignolo, scendiamo a centrocampo. Ragazzi, abbiamo l'Usignolo questa mattina in vena, in grande forma per cantare una canzone, un pezzo per tutti noi. Tra l'altro si avvicina anche la data del Festival di Sanremo, quindi c'è questa vena canora che anima anche la Le famose le azzurre blu.
con i fiorellini rosa. No, questa è la dedica Gemon. Gemon, Rose, sì, Viola. Rose Viola. Se la ricorda Rose Viola. Discese sul letto con una bella donna. No, ma questo è un suo testo, è una sua licenza, nemmeno tanto poetica. Andiamo avanti con Chiacchiere e Caffè. Ci stiamo organizzando per una bella canzone con l'Usignolo come protagonista. Usignolo, allora cosa possiamo dedicare ai nostri allora, amici? Allora, in accordo con i tre maestri, faremo Dici d'Angelo Vuoi. Va bene, una canzone napoletana, l'hanno cantato un poco tutti quanti. Un classico della, napoletano, sì, ed è molto in voca. Siamo pronti? Vai Usignolo, io mi metto al fianco, ecco qua. Dici d'Angela, sta compagna vostra, che ha già perduto sogna fantasia, che pensa sempre che è tutta vita mia, in ciò volesse ricere, ma non ci saccia di. A voglio bene, a voglio bene assai, dici d'Angelo Vuoi, che non mi ascolto mai. È una passione, corre la catena, che mi tormenta là. Spiccato il volo, l'applauso da parte di tutti i nostri ospiti. Ricordiamo però velocemente, sempre il 22. Allora, è un anno che non esce questo 22. Il castigo del mattino, 22. Occhio, alterno, eterno e quaderno. 8, 14, 22, 90. 8, 14, 8, 8 22, 23, 90. 8, 14, 22, 90. E 8, 22, 90 alterno. Mi raccomando, non cambiate numeri. Insomma, ce la faremo, sì, abbiamo altri amici, altri ospiti. Buongiorno, buongiorno, come va? Come va? Tutto bene? Sì, sì, abbiamo il nostro capitano qua, eccolo qua. Come va? Tutto bene, capitano? Sì, grazie. Mica è andato a citofonare a qualche parte, no? Lei che è un capitano di razza. Mister, un voto all'Usignolo che prima ci ha sbalordito. Davvero? Lei dai voti ai calciatori. Nelle prove non era tanto in forma. Un voto 8. È stato sorprendente l'Usignolo. Usignolo 8 e al maestro dei fornelli. Maestro 10. 10. È perché ci fa mangiare. Ah, così proprio, va bene. A prescindere 10. È un voto che merita tutto il nostro Master Chef. Capitano mi domandava, è cotto o non è cotto? Capitano venga, perché dobbiamo presentarla. Carmine, presenta il capitano, perché è un capitano di lunga leva e di grande esperienza. Presenta il mio amico capitano di grande esperienza, da tanti anni che ci conosciamo. Sì. Anche il bacetto, Carrampa che è sorpreso. Lui ha detto così, che sentendo l'odore della carne preparata, dice fammi entrare, bussate ed entrate. Il nome del capitano possiamo il nome del capitano. Mino Scotta. Sì. Capitano, noi aspettiamo una sua canzone. No. Se vuole esibirsi, noi siamo completamente. Giusto un accenno, capitano. Il capitano ha una voce incredibile. Allora, io ho cantato. Lo sappiamo, ci ricordiamo. Però adesso l'ho fatto bene. Carmine, pensaci tu a convincere. Un pochino. Va bene, giusto un accenno e poi mangiamo tutti, facciamo prima colazione. Un pochino, quello che può fare. Allora. Io te vorrei. Allora un attimo solo, ragazzi. Ragazzi, un attimo solo perché c'è il capitano che vorrebbe far sentire la sua voce. No, vabbè, allora ci mettiamo d'accordo. Niente, rinviata l'esibizione del capitano. Usignolo 10 e 8 ho avuto dalla platea. 10 e 8. Altro che Festival di Sanremo. Veramente non me l'aspettavo. Adesso sta festeggiando con il vinello rosso. Certamente, me l'hanno offerto. Sta rinfrescando l'ugola. L'hanno offerto i nostri amici con la
collaboratori, l'equipe. Ah, vabbè, l'equipe del barone. L'equipe, acceleriamo i tempi, Meteo Pep scalpita, attenzione ai quotidiani, la Gazzetta dello Sport, il Milan ieri ha vinto a Brescia 1-0, Rebic, Ibra, Euro Milan, il croato entra e segna ancora, effetto Zlatan e Donnarumma, perché il portiere del Milan ieri è stato protagonista della partita, ha salvato più volte la porta del Milan, il calciomercato con il colpo dell'Inter che ha preso Eriksen. Andiamo a vedere la prima pagina del Mattino, Emilia, il governo in trincea. Regionali, centrodestra tenta la spallata, Conte dice ma non è un voto su di noi. Andiamo in alto perché abbiamo parlato del Festival di Sanremo, c'è un titolo che riguarda Anastasio, uno dei cantanti che si esibiranno al Festival. Anastasio dice la mia rabbia è una bomba su Sanremo, non disinnescatemi. Caro Meteo Pep, qual è la canzone che lei ricorda del Festival con maggior piacere? Rose Viola. Discese sulle lenzuola con una bella Gli è rimasta in mente, nel cuore. Invece Morrons, a te qual è la canzone del Festival di Sanremo che è rimasta nel cuore? Ma io non l'ho seguita veramente, mi piacciono tutte, anche la mia mi piace di canzone che faccio. Una canzone? Marina, stamattina ho la nuova Marina. Ah, che partecipa al Festival di Sanremo? No, sì. Non è del Patrick, cioè l'ho creata io. Ah, l'ha realizzata lei? Marina. Sì. Ma qual è questa canzone inedita? Come Marina, più presto mi voglio sposare. Sicuro che l'ha scritta lei questa sì, canzone? Sì, l'ho scritta io. Oh mia cara bella, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Io già l'ho sentita da qualche parte questa canzone. Era lei che cantava? No, non ero io, la coprivo di cantarla. Ah, bello! Ho copiato, diciamo. Ho copiato la canzone. Che copione, però. Pure copione, però è una cosa interessante. Vai. Allora, come Marina, fa? Marina. Mi voglio più presto sposare, Marina, più presto mi voglio sposare, oh mia bella mora, non mi lasciare, non mi devi rovinare, oh mia bella mora, non mi lasciare, non mi devi rovinare, oh no. Scatenatissimo il nostro Morrons, che ha lasciato per un attimo la console, la cucina del nostro MasterChef. Com'è la situazione? Perché questo profumo diventa irresistibile. Mi manca sempre, ogni tanto sparisce il collaboratore, vedi? Sono andato a cantare, infatti sono andato a cantare. Ecco, guarda, Ottavio, adesso impiattiamo così dopo facciamo la distribuzione. Sì. Sarà che le porca che pepavale! Padano, disco di Padano. Ecco qua. Certo che diventa difficile andare avanti. Buongiorno. Al ritmo di tarantella. Barone Rosso, se vuole venire a centrocampo, ecco qua. Che spettacolo, che goduria, attenzione alle spalle, sì. Facciamo vedere questo piatto con una pietanza davvero straordinaria. Facci sognare. La babacella, eccola qua. Ha visto che un momento di là. Guarda qua, gli ingredienti sono... È periodo invernale e questo è il piatto che dovete mangiare, assolutamente. Va bene? Qual è il segreto per tenerla così bella, come diciamo noi, azzeccata? Beh, quello devi partire prima, Comunque... vuoi assaggiare adesso o dopo? Dopo. Adesso ci tocca condurre la trasmissione di portarla in porto. Va bene, esatto, distribuiamo la carne di maiale con la papacella, la carne porco con la papacella. Mister Cesare, come va? Tutto bene? Ha sentito questo profumo? Bellissimo, sto scendendo anche qualcosa. La nostra mattina. Davvero, sta scendendo qualcosa. Davvero, anche il vicino, insomma. Sì, stanno scendendo i condomini. Stanno da con sopra il naso teso sulla terrazza. Sì, sempre 22, ragazzi. Non ci dimentichiamo. Intanto io saluto e ringrazio Prima TV e Telenostra.
Questi sono i numeri, mi raccomando, non cambiate. Quando si cambiano, si presentano. Sono i numeri più azzeccati. È più di un anno che non esce, sono Benedetto 22. Insomma, giocate il 22, fateci sapere come va. Giocare poco se, per se prendere esce, facciamo il botto. È botto, una cosa logica. Terna e quaterna secca. E anche c'è un terno. Insomma, attendiamo l'exploit. Com'è Morons? Lei che sta assaggiando con il mio, grande il mio chef attenzione. È una cosa grande. Ha fatto una bella... suo chef personale. Personale ha fatto una pepaina... tranquillissima con taraghelle specialissime. Bene, bene, ci fa piacere, attendevamo il verdetto da parte di Morro. Si potrebbe definire la cantina dei tre compari. La cantina dei tre compari. Dare un'occhiata alla rassegna, la devo completare tutta perché mi piace. Sì, se no botte, se no poi dopo lei ci sgrida, va bene. Allora, andiamo a vedere Repubblica, il governo in ansia per Bologna. Salvini, se vinciamo li mandiamo tutti a casa. Bonaccini punta sulle preferenze disgiunte. Vediamo anche questo titolo, non possiamo dirci innocenti, la scritta in tedesco. Qui ci sono ebrei sulla porta della casa di Mondovì, dove vive il figlio di una partigiana deportata nei lager. Segnale molto grave questo. Abbiamo chiuso con... la rassegna stampa, abbiamo ancora il Fatto Quotidiano, velocemente Meteo Pep, ecco qua. Bonaccini e Calippo sperano nei 5 Stelle, voti disgiunti, lista governatore. Grazie Meteo Pep, adesso abbassiamo le sale cinesche e poi passiamo sola, a meglio di sala cinesca, tra pochissimo il meglio, sì, lei sì. È concentrato tantissimo momento clou. Il momento clou, va bene, andiamo avanti con la nostra trasmissione. Abbiamo parlato prima delle richieste che ci arrivano, fioccano anche le dediche. Dovremmo dedicare una canzone a Rosanna di San Potito e ha detto ciao, lascia fare ai compagni. Ciao bambina. Rosanna tra l'altro 25 anni, ancora una bambina. A Rosanna di San Potito, ciao ciao bambina. Vai. San Potito, ciao ciao bambina, nell'interpretazione sempre spettacolare dei tre compari. C'è intanto l'assistente del nostro Barone Rosso che continua a distribuire un po' di veramente abbiamo preparato una specialità. Vabbè, ma non l'ha preparata no. Lei l'ha preparata. Io sono un piccolo accompagnatore, però il mio socio ha preparatore. Siete già una società lei e il Barone Rosso? No, io ci lavoro con lui perché so che è un bravo ragazzo, lavora bene, si mangia bene, si beve bene e si diverte bene. Bene, bene, ringraziamo i ragazzi qua che si danno da fare una mano ai ragazzi che stanno lavorando per tenere pulita la nostra città. Ciao! Loro, l'unico che ha cacciato fuori è Antonio, lo spedaletto. Addirittura, no, è un tifoso suo, ha
Antonio, è un tipo, un tifoso suo, non so se ha sentito. No, 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 ecco qua. Ah, eccolo lì, eccolo lì, eccolo lì, vede? Bene, niente, ringraziamo gli operatori ecologici che anche questa mattina ci hanno accompagnato, nel senso che stavano fuori e ci hanno accolto un abbraccio, perché ci svegliamo più o meno alla stessa ora il sabato mattina e stanno pulendo le marciapiedi. Arrivano roba, cartone. Va bene, adesso dobbiamo fare le previsioni meteo, caro sì, meteo sì, Peppo. Sì, fare le previsioni meteo, perché l'orario sta per sì, sì, poi altra tinatina d'orecchie. Ragazzi, previsioni meteo, attenzione, non so se c'è bisogno di una sigletta, perché è da un po' di tempo che non accompagniamo con la musica meteo Peppo, tra l'altro adesso ha bisogno anche di recuperare la cartina. Ma giusto un accenno. Allora, in esclusiva internazionale, solo per Chiacchiere e Caffè, sabato mattina, su Telenostra e Prima TV, il meteorologo più gettonato al mondo, più popolare a livello internazionale, il nostro Meteo Peppo. Eccolo qua. Ma lei assiste tutti, assiste il Barone Rosso, assiste Meteo Peppo. Anche Meteo Peppo, perché un bravo ragazzo deve essere assistito. Va bene. Anche Meteo Peppo. Ricordo di mangiare. Va bene, allora vai con le previsioni, perché tanti vogliono sapere che tempo farà. Quindi in questi giorni ci sarà un miglioramento, un peggioramento. Quindi una perturbazione sfiora l'Italia. Però non piove di meno. Insomma, passerà la perturbazione, il tempo migliorerà, sarà bello. I venti sono miti, provenienti da quadranti meridionali. Poi una tendenza a rotazione da sud e si rinforzeranno per far che l'aria si mantenga stabile e soleggiata. Bene. Ha studiato molto, Sì. Attenzione, perché adesso arrivano gli altri saluti. Quindi io vorrei salutare Katia e Ciro da Quattro Grane. Caterina mezzo metro, la saluto. No, scusi, no, un attimo solo, no, perché c'è un chiarimento da fare. No, ripeta questa cosa. Quindi, saluto. Katia e Ciro da Quattro Grane. E vabbè, qua ci siamo. Poi sta Leandro e Anita. Sì? Palazzo Ecco, poi Vittorio Tozzo, sì. Questo si lamenta sempre. E Caterina mezzo metro. Ecco qua ti volevo, qua no. Che significa? È una ragazza che lavora in Deco. E io vorrei salutare a tutti i ragazzi. Ma perché si chiama così? Ma perché la chiamano così? Caterina mezzo metro. Ma dai, salutiamo Caterina, un bacione, va bene? E un saluto a tutti quanti e ciao. Ah, eccolo qua. Un bacione volante. Un bacione così che fa. Clu! Grazie. Questa cartina invece grazie. Lei non ha calcolato proprio con i cuoricini, una cartina romantica. Ma queste qua sono i cuoricini della Dus. No, è perché è la Dus, solo la Dus porta nelle case il cuore, l'amore. L'amore, il cuore grande così. Grande così. Perché è solo noi, la mattina del sabato, vi diamo il buongiorno con il cuore. Con il cuore a tutti quanti. Ciao e buona giornata. Bene, l'assistente lo possiamo adesso... Sì. Allontanare per un attimo, sì. Va bene. Lasciare allora. Mister, allora qualcosa per i nostri amici. Per la mattinata. Per garantire un buongiorno speciale. I tre compari sono in forma e il barone ce ne ha le sforna. Per dindirindina qui si cucina, invitando l'odorino giunge al naso del vicino. L'usignolo come villa con la sua ula fa favilla. Mangia affamato genovese e Meteo Pep senza pretese con il meteo, lui è il più forte. E Antonio che invita a sfidare la sorte, 8, 22, 90 e giocate, mentre noi continuiamo con la pasta e patate. grazie Cesare. Allora, è andato via il capitano, Carmine. Se n'è andato, ha detto così che dice doveva andare un po', c'aveva da fare. Che verrà? Mica è andato a citofonare qualcuno. No, non penso. andava a comprare le sigarette e poi tornava. Magari torna per un saluto finale. Un salutino. Com'è la situazione, caro Barone Rosso? Qua sta finendo tutto, anche la scarpetta. Sì, guarda, ha pulito il piatto. È buonissimo, vero Moro? Buonone! Ah, buonone! L'altro bimbo.
buonissimo. C'è il virus, è pericoloso. No, lui è di una salute esplosiva, il nostro. Va bene. Prossima settimana di nuovo MasterChef in azione. MasterChef per la prossima settimana, per il prossimo sabato. Organizzeremo qualche altra cosa. Sempre in cucina. Sì, abbiamo visto che la cucina fa piacere. Fa piacere. Ma a lei è vero che Cracco gli fa un baffo, anzi un pizzetto? No, ma non mi permetto proprio, io a me è tutta una caricatura, dai. Vabbè, sì, tutto cerchiamo di snammatizzare, di alleggerire un po' questi ruoli. Perché queste prese di posizione, queste cose accanite. Va bene, loro giustamente stanno su un altro pianeta. Noi siamo terra-terra, va bene? Terra-terra dove sta la carne, i pulchi che pedano. Chi sa meglio di noi? Stare terra-terra, cioè... Buono, è buonissimo comunque. Sì, ci credo. Va bene, Lucignolo anche in azione. Allora, amici, manca ancora un po' di minuti. Quanto manca, Metto Peppe, lei che tiene il ritmo? 50, ancora una 4-5 minuti. 4-5 minuti. 4-5 minuti. Ne vogliamo approfittare per fare... Un altro pezzo e poi... Diciamo... Un altro pezzo e poi la poesia. Sia. Che canzone abbiamo? Cicerinella. Si è esibito in versione tiramolla, sì, cioè, a lei non lo ferma nessuno. All'ultimo bisognava fare l'ultima spaccata teatrale, che poi si fa là di sabato prossimo di nuovo. Lei lo sa che ha un fan in regia, Terenostra, il principe della regia. E io lo ringrazio. Il nostro Alfonso Tarantino. Ma io lo per lei, per i suoi balletti, per il suo dinamismo esplosivo, per la è sua... vero, è vero, io lo ringrazio tanto a te e a tutta la stazione. No, ringrazio Alfonso. Un saluto a tutti, Alfonso, a tutti i miei fans, a tutti i bar e tutti i miei amici. Ma perché i bar? Perché lei la mattina saluta i bar? Io non ho capito. Perché ho una frequentazione di tanta bar, frequento con uno, frequento... Allora, ognuno che ci va dice, mi rimane il saluto, allora ce lo vai per dire, che saluto mi hai rimasto? Ah, quindi in generale? In generale, certamente, tutti i bar, allora... Vabbè, adesso che si, non calmi, ti... si calmi, sì. Un attimo, torno in postazione. Lei, mister, ha già consumato un bel po' di carne. Per solidarietà al barone, facciamo un saluto alle osterie. Sì, un saluto, ma anche alle macellerie a questo punto. Barone Rosso, come va? Attenzione, perché vabbè, c'è l'assistente che ha preso il volo. È incontrollabile, guarda, non si può frenare più. È la carne di pulpo. È probabile. Antonio, ricordiamo velocemente, allora, il numero, il 22, signore. Speriamo che stasera si presenti sto benedetto 22, e questo non sia il mio numero, non lasciate i numeri, perché quando si lascia, si presenta. È 159, stazione non esce, è 17 gennaio 2020, ha fatto un anno.
perché non esce. È una cosa proprio straordinaria. Ma se uno c'entra il 22, che succede? Se c'entra il 48, l'altro numero, quasi esce, 22 al 48. Quasi esce, sono molti soldi. Diventiamo ricchi. Adesso è il momento del nostro caro compare poeta con il suo buongiorno. Buongiorno, parola del giorno. La parola del giorno è semplicemente buongiorno. Un buongiorno con cuore fa venire buon umore. Il momento più bello di ogni mattina è aprire il sipario a un nuovo giorno. Scegli di andargli incontro con positività. Non abbiamo bisogno di giorni migliori. L'importante è avere il sole dentro, tanto le nuvole sono passeggere. Buongiorno al nuovo giorno appena iniziato, a chi dorme e a chi si è appena svegliato. Che sia per tutti un giorno sereno, svegliarsi, amare, vivere, questo è ciò che conta. Se non va sempre tutto bene, non perdere speranza. Ogni giorno arrabbiati di meno, anche le nuvole si aprono al sole e cominciano la danza. Un buongiorno senza nuvole speranzoso, ve lo danno i tre compari insieme alle emittenti locali, Prima TV e Telenostra. Buongiorno. Applauso anche per il nostro caro compare poeta, sempre in diretta su Telenostra e Prima TV dalla sede di Via Carducci. Sinergia, con tanta energia, questa mattina con tanti amici, con tanti ospiti speciali. Ormai le canzoni partono da sole, senza nemmeno annunciarle o presentarle. Intanto siamo alla fine della nostra trasmissione, sta per calare il sipario anche su questo. Arrivederci. Come sempre con i tre compagni, con Metto Pep, con Sugliolo, con il Mastro Shep. Un saluto a tutti quelli che adesso è periodo di carnevale, stanno organizzando e si stanno sacrificando con un lavoro immenso a preparare il carnevale. Complimenti, andate avanti e i successi arriveranno sempre. E poi ricordiamo pure un altro appuntamento, il 2 febbraio la Candelora. Ah, Candelora, mi raccomando, io faccio l'autista dei gay per un giorno. Ci vediamo a Montevecchi, ci vediamo a trovare. Devi campare 100 anni. Grazie. Siamo alla fine, ragazzi, siamo alla fine. Attenzione alla bottiglia, salutiamo i compari, alla prossima, ragazzi, salutiamo gli amici di Telenostra e Prima TV, salutiamo tutti con questa canzone, com'è bello, un secondo è meglio. Un attimo solo, non mi coprite perché dobbiamo salutare loro, i tre compari. Un bacione, al prossimo appuntamento, un speciale. Buongiorno a tutti voi, alla prossima, la Sinergia, ciao a tutti. Ciao.